Salve ragazzi, benvenuti oggi 10 settembre alle ore 15 del pomeriggio in una città che vi dirò soltanto alla fine dove mi trovo. Ma forse lo saprete da vedendo questo video appena avete cliccato su questa opinione di Luzio di oggi. Ebbene ragazzi, vi voglio portare una riflessione sul concorso che c'è stato ieri sera a Montecatini Terme, dove sono qui oggi a filmare questo. E vi voglio porre una domanda. Per voi che cos'è più importante? Il concorso di bellezza oppure porsi una curiosità? Il concorso di Miss Bruttezza? Perché non lo facciamo? C'è il concorso di Miss Padania, ok? C'è la problematica sociale che è la bulimia, l'anoressia per raggiungere i traguardi della bellezza. C'è la chirurgia estetica che sta galoppando miliardi su miliardi per questo rifarsi il naso. C'è chi studia la psicopatologia proprio perché a livello adolescenziale uno si vuole fare le tette e dice di andare da uno psicologo per verificare se poi è veramente quello che un adolescente vuole, cioè cambiarsi il seno per essere più belli, meno belli, non si accetta o si accetta per vedere se è forte la sua motivazione oppure è soltanto stereotipata a livello sociale la motivazione per cui la spinge a modellarsi il proprio corpo, perché sono chirurgie vere e proprie, sale operatorie, ci si può morire, voi lo sapete tutti i giorni che si muore. Allora ragazzi, cerchiamo di cambiare quello che sono i meccanismi mediatici, ok? Proponiamo tutti insieme, almeno questo è il mio modo di vedere, per vedere che cosa ne viene fuori. Facciamo Miss Bruttezza, ok? Rendiamo quello che per me è un aforisma, l'imperfezione ci rende perfetti. Ed è l'imperfezione che ci viene fuori la perfezione di noi stessi, perché è proprio la diversità e l'eterogeneità che soprattutto YouTube dà, che rende ricca la trasmissione, che rende ricco il canale, che rende ricco l'interesse, ok? Perché stereotiparsi in maniera tutta uguale e omologarci logicamente non porta da nessun luogo, nessuna parte, ok? Quindi vi voglio dire, proponiamo Miss Bruttezza, vediamo gli effetti del pubblico, vediamo quello che è la reazione della gente, ok? Viene l'obesa, viene la brufolosa, viene quella col naso aquilino, viene quella con gli occhi storti, viene quella con i dentoni all'infuori, viene quella che magari è mezza e mezza, viene anche quella bella. Vediamo cosa viene più accettato, che cosa si trae nella bruttezza il colpo d'occhio della persona, ok? Attraverso una giuria o un televoto, però è più che giuria fare un televoto, cioè le persone devono valutare quello che nella bruttezza trovano di bello, ok? Non penso che sia soltanto una cosa psicologica, dire è bella una persona dentro, ma si tratta anche dalla bellezza, anche dalla bruttezza fisica, come la bellezza fisica capisce, che ne so, il senso estetico, che poi ognuno c'ha il suo naturalmente, perché uno gli può piacere gli occhi azzurri, uno gli può piacere gli occhi castani, anche per me uno può piacere una donna più in carne o addirittura l'obesa, o una donna almeno senza tette o con tette esagerate, può piacere anche quello, ok? È un gusto, perché magari, perché non pensarlo, perché non proporlo, perché non farlo, ok? Forse magari potremmo portare un cambiamento di quello che sono i problemi da risolvere, ok? Questo è. Magari poniamo delle possibilità che ci si va meno dal chirurgo estetico, si va meno dallo psicologo per curare l'anoressia che porta centinaia di persone che muoiono, la bulimia uguale, le psicopatologie, le fisime, le persone che non stanno bene con se stesse perché non si accettano per come sono fatte e quindi vanno alla psicoterapeuta ed è un costo per la famiglia. Allora magari questa misbruttezza può muovere qualcosa nei meccanismi nostri mentali, perché ci fa dire allora siamo belli anche quando siamo brutti. Magari può essere un gioco di parole, ma la bruttezza porta bellezza, nella stessa maniera come la bellezza può essere brutta. A me una persona che magari mi dice, io sto qui e l'ho sentito ieri su TG1, mi dice, io una settimana che non mangio la pizza per andare, salire sul palco oggi, cioè mi fa capire che lei cosa sta facendo, cosa inculca nella gente. Non lo so, lo chiedo a voi e sono qui a Montecatini Terme a condurvi questa trasmissione per il prossimo anno. Intanto incanaliamo le visualizzazioni, incanaliamo i commenti e poniamo un blog su questo, concorso di bellezza. Promuoviamo, ragazzi. Io sono il primo promotore a iscrivere a questo movimento del concorso di Miss Bruttezza. Sono qui a Montecatini Terme, come avete già capito dal mio sfondo.